Un saluto a tutti i nostri telespettatori, bentornati, Punto a Capo, spazio di approfondimento che oggi con grande piacere dedichiamo a un settore molto importante anche per l'Italia, il settore della moda, del fashion. Recentemente ci sono state le settimane della moda a Milano, purtroppo ovviamente anche su quelle ha inciso quello che sta avvenendo, questa emergenza sanitaria. È un settore comunque molto importante, dicevamo, sul quale il coronavirus fa già sentire i suoi effetti. Il 2019 si era chiuso meglio delle previsioni, con oltre 90 miliardi di fatturato grazie all'aumento dell'export del 6%. La previsione per i primi tre mesi del 2020 invece è di un meno 1,8%. Tutto lasciava sperare una crescita del 3%, ma la Cina ha influenzato negativamente il trimestre e poi insomma è successo quello che è successo anche qui in Italia. Però oggi noi vogliamo addentrarci in quello che è proprio sono gli aspetti più legati a questo mestiere così anche antico, all'artigianalità di questo mestiere, alle idee, all'inventiva, alla fantasia. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento subito. Torna a trovarci Nereo Priori, sarto, stilista cremonese che per tanti anni appunto ha avuto il suo studio, il suo atelier qui a Cremona. Tra l'altro Priori è anche delegato regionale dell'Accademia Nazionale dei Sartori. E poi abbiamo insomma una conoscenza per Cremona 1, Andrea Tosetti. Buonasera. Ciao Andrea, che collabora anche con la nostra trasmissione Ore 12, dove peraltro avete questa rubrica, questa sorta di scuola sì, di cucito. Ci siamo inventati questa rubrica e la stiamo portando avanti. Eccola qua, vediamo anche alcune immagini appunto con Piero e Nicoletta. Momenti molto divertenti anche, poi si impara sempre meglio se c'è un po' di divertimento e tutto. Insomma, è non bisogna un prendersi più leggera, troppo sul serio. Non troppo sul serio. Poi ovviamente la sartoria diventa molto più tecnica, però ci vuole molto più tempo. Quindi nella rubrica facciamo dei piccoli lavoretti dove anche chi non sa cucire può cimentarsi e imparare. Quindi è interessante. Per esempio il sottoscritto, quando si dice che uno non sa fare niente, cioè non sa nemmeno attaccare un bottone, che poi peraltro non è così facile. Ma insomma no. Allora, con i nostri ospiti oggi tentiamo appunto di capire un po' meglio cosa ci sta dietro a questo mondo e soprattutto come ci si avvicina, quindi magari lanciamo anche un messaggio alle nuove generazioni. Già loro sono comunque ci consentono di fare un bel confronto, intanto è un confronto generazionale evidentemente, no? Perché Andrea non ha ancora 40 anni, il signor Priori un po' di più, diciamo ha un po' più di esperienza alle spalle. E poi tra l'altro una cosa che io non avevo nemmeno notato, figuratevi un po' come sono messo, in realtà Andrea è specializzato, è dedicato quasi esclusivamente al femminile. Sì, mi sono specializzato nel settore femminile, perché poi a un certo punto bisogna anche scegliere dove specializzarsi, secondo me. C'è chi fa ambedue i lavori, secondo me se lo si vuol far bene ci si dedica proprio ad una strada in particolare. Io ho scelto il femminile, ecco, la donna. E invece Nereo Priori, insomma, è un classico, il sarto da uomo. Sarto, no? Da uomo, sì. Io praticamente il mio principale lavoro è solo maschile. Qualcosa di classico per la donna come il tailleur, ecco, giacca e gonna. Però comunque cose molto classiche. Ma molto classico, ma quello che faccio io bene e il mio lavoro è quello maschile, dallo smoking al tight, al frac, all'abito da mattino, da sera, da pomeriggio. E la base diciamo è il tessuto, perché uno arriva dal sarto e deve scegliere il tessuto. Adesso se allarghiamo, tra l'altro Priori ci fa vedere due tessuti qui che possiamo stendere nel nostro studio, che insomma rappresentano proprio la base nel momento in cui uno si avvicina al lavoro del sarto e deve capire insomma come con quel tessuto realizzare il suo vestito. Lei che cosa ha portato oggi? Sono due principi di Galles, ecco, uno e così blu, non si sbaglia mai, si va sul con classico. Con un finestrato. Lanciamoli proprio giù, no, lanciamoli li lanciamo giù, così. Ecco, così, ecco qua, così li vediamo. Okay, molto bene. Così. E vediamolo dall'interno, perché sempre l'esterno è quello che va fuori, e che non è. Ecco, quindi questo è un principe di Galles, principe blu, di Galles. E poi c'è il classico. Questo qui è il classicone. Questo qui è classico. Ma va sempre? Questo va sempre? Sì, sì, non tramonta mai questi qui. Scusate, qui Andrea ha la giacca principe di Galles, credo di non sbagliare. Questo qui siamo vicini. Ha dentro anche un altro finestrato disegnato in Bordeaux,
che è molto bello, fra l'altro. Allora, entriamo nel dettaglio, ma uno arriva dal sarto e deve scegliere il tessuto, che è il colore, il tipo, però i tessuti sono molto diversi in base al peso, quelli di qualità, quelli un po' meno di qualità, insomma. È importante una collaborazione con il cliente e col sarto, perché vedendo la figura dell'uomo si può vedere che tipo di abito può andare bene. Cioè, in base, insomma, noi ce lo diciamo, ce lo diciamo, sì. Poi dopo sta bene al sarto e il cliente andare di comune accordo. Perché l'obiettivo proprio del sarto è quello, sì, di confezionare l'abito in modo da consentire anche ad uno che non ha, insomma, proprio un portamento, una corporatura particolarmente elegante, no? O sbaglio? No, bisogna darci anche dei giudizi. Per esempio, il principe di Galles non puoi mettere ad uno magari troppo robusto perché allargherebbe la figura, mentre la riga è la sottiglia. Snellisce la figura. E quindi, insomma, i classici consigli sono del sarto. Del sarto. Poi, ecco, c'è qualcuno che fa di testa propria? Sì. Sì, a me piace così, va bene, io te l'ho detto. Però è mio dovere dirglielo, ecco. Ma senza, con dovuti modi, no, naturalmente. Certo, ci mancherebbe. Senta, ma andiamo sul pratico, Priori. Allora, intanto, bisogna dire una cosa, che questo è un mestiere che purtroppo, credo di poter dire, sta lentamente, insomma, sparendo, no? O sbaglio? Per mancanza di leve. Per mancanza di giovani che portano avanti il vostro mestiere. E forse anche perché sono cambiate un po' le abitudini. O ci sono ancora molti uomini? No, attenzione. C'è sempre quello che vuole vestire classico, vestire bene. Quindi la richiesta è ancora forte. Con la persona... che vuol vestire bene, veste così. No, che se lo può anche permettere, però. Lei sta vestendo anche lei, classico. Segue la moda. Non ne facevo una questione, diciamo, fisica, ma una questione economica. Figura. Uno che budget deve prevedere quando va dal sarto? Deve sapere che nel momento in cui entra dal sarto deve spendere almeno, proprio minimo. Dipende sempre dal tessuto. Ok. Dipende sempre dal tessuto. Se il tessuto è di livello, costa un po', certo, non è mica riciclato, non è mica incollato, ha una lavorazione ben diversa, sì, la sartoria. Un abito sartoriale ci vogliono 50 ore di lavoro, escluso il gilet. Con il gilet sono 70. Sono 15 insomma, giorni, insomma, ecco, di lavoro impegnativo e bisogna anche correre. Non è che bisogna andare pianino. Certo. Quindi non ci sbilanciamo, insomma, però una cifra... Dalle 1.500, 2.000, anche 2.500. Se andiamo nel Kashmir va anche sui 3.000. Certo. E poi anche col Kashmir. C'è il Kashmir di livello e il Kashmir meno. Noi siamo sempre meno preparati perché non riusciamo più a cogliere queste differenze, quindi insomma meno male che qualcuno ce le traduce. E poi ci sono i segreti per cui lei l'altra volta mi diceva all'interno delle giacche ci sono tutti dei componenti che non riguardano il tessuto, ma ci sono dentro flanelle, cose che danno la forma, e quindi anche lì bisogna vedere che tipo... Noi ci mettiamo dentro praticamente la forma che viene fatta col pelo cammello, ecco, e il crine di cavallo. Viene fatto fino a 35 centimetri, persona normale, di crine, e poi questo consente alla giacca di mantenere... Tutto il pelo cammello, cioè non va adesivato, ecco, deve essere forte. Una volta che ci dai la forma, quello rimane. Beh, invece le giacche, quelle diciamo da poco... Quando vanno in tintoria le spiattiscono. Si accartocciano. Ah. Voglio rispettare il lavoro di tutti, che uno vuole fare. Certo. Ecco, bene, ci piacciono sono molto. Sono degli abiti che uno ci si affeziona. Anche li porti 20, 30, 30 anni e poi sarebbe anche ora. Addirittura ultimamente mi era venuto un cliente, un medico, si affezionò e mi dice: signor Priori, guardi che sono 25 anni,
e io non ho la forza di buttarlo via perché è tutto pelato. E diamine, si è rovinato dopo, sarebbe 25. Proprio ora, ecco. Se tutti, dove dire, se tutti facessero così, io come campo, ecco. Vabbè, allora Andrea Tosetti, andiamo sulla moda femminile, anche perché poi ci piace ricordare quella che è la storia di Andrea Tosetti, stilista cremasco, classe 1981, grande passione per la moda, la ricerca e l'innovazione, tra l'altro insieme alla moglie Vera Doldi, che ha creato insieme a lei appunto un marchio di abiti d'alta moda. Il marchio è nato tutto sommato recentemente, perché è nato nel 2016, con tante collezioni, tante sfilate, alcune delle quali le vedremo adesso anche durante il nostro spazio. Ha partecipato a importanti manifestazioni come la Milano Fashion Week e ha attivato anche tante collaborazioni. Ma quello che volevo ricordare di Andrea Tosetti, oltre ai suoi traguardi che ha raggiunto, come ha iniziato? Perché questo è sempre molto curioso. Sì, questo è sempre curioso e simpatico, perché il mio studio non è iniziato fin da piccolo nella moda, ma diciamo in direzioni completamente diverse. Poi un po' la moda, io dico, mi ha scelto, no? Perché come un po' per magia è così. Cioè si scopre quello che realmente abbiamo dentro quando poi lo si incontra. Quindi è un po' questo il... Quindi insomma Andrea si occupava di tutt'altro. Facevo tutt'altro, lavoravo in azienda, ero un disegnatore meccanico, quindi un lavoro normale, diciamo, nella nostra zona. Certo. Con sempre questa mia idea, questa passione legata alla moda, quindi l'attenzione alle tendenze, l'attenzione ai colori, ai vestiti, ai tagli e tutte queste... questo mondo bellissimo che è la moda. Dopodiché, vista questa mia forte passione, Vera, mia moglie, mi regala un corso di cucito inaspettato a un compleanno, esattamente circa di 10 anni fa, facevo i conti proprio l'altro giorno, e da lì ho scoperto che il mio disegno tecnico applicato alla moda era un mondo bellissimo, era proprio la realizzazione di un sogno. Si è iniziato inizialmente come hobby e poi l'hobby è diventato proprio il mio lavoro, la mia passione, sono diventato insegnante e diciamo passo passo sono riuscito ad arrivare poi anche in maniera abbastanza veloce a quello che sono le passerelle importanti della settimana della moda, a collezioni importanti e a collaborazioni anche importanti. Quindi una soddisfazione infinita, però ho capito che era proprio questa la direzione da prendere. Quando vedi che le cose funzionano e soprattutto la gente capisce che quello che fai è bello e lo apprezza, allora vuol dire che la direzione è giusta, perché a volte bisogna fermarsi, capire se quello che si sta facendo è qualcosa di giusto, non per se stessi ma anche per gli altri, e quindi ci vuole a volte anche un parere esterno, e grazie a questo poi si capisce come continuare, se continuare e che direzione prendere, perché la moda poi, diciamo, va di moda, no, a volte, quindi bisogna capire anche dove va la moda e dove andiamo noi. Certo. Non è così semplice, però la moda è tutta la mia vita, nel senso che io dedico tutto il giorno, tutte le ore alla moda, perché è quello che a me piace fare, è quello che è la mia vita. Quindi ho incontrato questa bellissima possibilità, che era quella di creare degli abiti per delle occasioni anche importanti. Grande spazio dunque alla fantasia e in questi anni anche, voglio dire, tante soddisfazioni. Tra l'altro un'attrice, no, al Giffoni Film Festival ha indossato un tuo abito. Sì, sì. Hildegard De Stefano, che è una delle protagoniste della Compagnia del Cigno, che abbiamo visto su Rai 1, quest'estate ha indossato il mio abito su Red Carpet del Giffoni Film Festival e è stata una bella soddisfazione. Che dovremmo anche vedere se la regia ce lo manda, quindi insomma già quella una delle tante soddisfazioni. E poi, vabbè, le sfilate abbiamo detto sfilate, a Milano. Sì. E poi anche un musical. Poi un musical, un anno fa esatto c'è stata una collaborazione per gli abiti della protagonista di un musical inedito a Milano. Con degli abiti anche che avevano uno studio di trasformismo, diciamo, quindi un abito che nascondeva un altro, che fino alla fine dello spettacolo non si capiva, insomma, diciamo, degli studi anche tecnici abbastanza elaborati, ma che a me piace fare proprio per crescere, perché non si è mai finito di imparare in questo mestiere, come in tanti altri mestieri, certo. Sostanzialmente. A proposito di crescere le nuove generazioni, prima con Priori dicevamo, insomma, c'è un po' un problema perché le nuove leve non arrivano. Allora, Andrea, tu insegni? Sì. Dove, come? Allora, io insegno alla Scuola di Moda di Crema, che è un istituto professionale superiore,
e insegno la modellistica, quindi partendo proprio da prendersi le misure, realizzare il cartamodello, la prova e poi realizzare il capo, proprio la sartoria classica, quello di cui parlavamo prima. E mi trovo completamente d'accordo sul discorso della scelta della stoffa, perché anch'io quando ho delle clienti che vengono a scegliere ad esempio l'abito da sposa, che per loro è un abito molto importante, immaginarsi l'abito dalla stoffa non è facile, e la qualità della stoffa incide poi su tutto il risultato. Quindi io lavoro più con le sete, ovviamente. La seta ad oggi è quotata in una maniera proprio quasi fuori portata, perché ha preso dei costi esagerati, perché si sta andando in una direzione completamente opposta a discapito della qualità, purtroppo. E la gente, insomma, guarda anche il discorso del prezzo, di quanto può costare un abito. Ovviamente un abito su misura non sarà mai come un abito prêt-à-porter o un abito preso in negozio. Sono due mondi diversi che però un po' si stanno facendo la guerra, fra virgolette. Comunque a lui ho chiesto più o meno i costi, a te non lo chiedo. Sì, perché dipende dal tipo di abito, però può essere molto meno, può essere molto di più. Certo. Dipende anche proprio dalla stoffa. Abbiamo delle sete che veramente ad oggi vengono quotate a 70-80 euro al metro, o anche di più. Quindi poi si sono ricamate a mano, insomma bisogna capire un po'. Io faccio anche delle collezioni molto più, diciamo, alla portata di tutti, perché ci tengo anche a lavorare con le persone giovani che non hanno la possibilità di spendere magari troppo per un abito, e quindi ho delle linee che sono sia basic che invece su misura a livelli molto più importanti, come anche abiti per teatro, per spettacoli importanti o per occasioni. Una prima alla Scala, magari ci sono delle persone che si rivolgono a me per avere l'abito su misura per quell'importante occasione. Certo. E lì allora ovviamente sono abiti molto importanti. Bello, 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 bello. Oh, dicevamo, le nuove generazioni, allora, c'è qualche segnale positivo, quindi da questa scuola, per esempio, dove tu insegni, c'è la possibilità, stanno crescendo giovani appassionati? Sì, allora io ho due scuole, diciamo, lavoro nella scuola, quella che dicevamo prima, statale, e poi ho la mia scuola privata. Sono due scuole completamente diverse, nel senso quella statale poi permette ai ragazzi anche di specializzarsi nelle università milanesi soprattutto, o anche italiane o europee, e ci sono dei ragazzi che proprio escono bene e coltivano tanto la passione. Io quello che tento di trasmettere è proprio la passione, a prescindere poi dalla tecnica, dalla bravura, è la passione. Quando c'è la passione poi tutto di conseguenza nasce, secondo me. Mentre nella mia scuola privata sono più persone che hanno iniziato come me, magari dopo una certa età, e che vogliono farlo anche solo per le figlie, per gli amici, per il marito, per un orlo, per imparare le cose anche molto semplici. Quindi non puntano a diventare sarti, stilisti, certo, o alle grandi passerelle, ma fare quelle piccole cose che danno la soddisfazione. Quindi certo, la soddisfazione per me è la cosa più bella che c'è. Allora, ci sono buone speranze dunque per l'arrivo di nuove leve. Che dice lei? È importante? Ah, sì, stiamo anche noi cercando di crearle queste leve qui. Abbiamo la scuola in accademia a Roma, che è il massimo, ecco, l'università della sartoria. Praticamente. Comunque, anche andando in sartoria, anche Milano stesso c'erano delle scuole sartoriali, sì, maschili. Ci sono delle buone scuole. Sì, io conosco più quelle ovviamente femminili, però so che ci sono anche quelle maschili a Milano. Certo. Sì. Ecco, comunque c'è addirittura che facciamo il 3 e 4 qui con Arbiter, anzi, se la vuole, venga pure lei, perché è anche femminile. Ah, certo. Un'occasione che non ci mi sarà farò la sfuggire. Sfilata di moda, la creazione che fa, presentarle e fare. Io le posso. Qui nascono, nascono contatti. Collaborazione, insomma, quello bello della moda sono le collaborazioni. Sì, sì, questo qui è marzo, aprile, è qui, eh. Bene, sta 3, per arrivare. Volentieri. Allora, che cosa ci avete portato? Vabbè, lei è una giacca classica, no? A tre bottoni, adesso vanno a tre bottoni, no, vanno ancora due. Quest'anno è in auge il 2 bottoni. Il 2. Ecco, il 2, i 2 bottoni è quello che va. Comunque anche il 3, il 3 bottoni funziona ancora bene. Okay. Ecco, revers non molto grandi, che non supero i 7,5-8. Uh-huh. Abito con spacchi laterali a trapezio, e viene fatto un bel abito. Che piace sempre. Che piace sempre. Andrea, invece tu che cosa ci hai portato? Io ho portato due pezzi della mia ultima collezione, che si chiama Primrose. Io ogni collezione tento di contestualizzarla e di dare anche un messaggio. Vedete un abito, il bianco e nero che ho qui alla mia destra, è un abito che, diciamo, ha lanciato un po' questa collezione circa un 6 mesi fa.
E mentre l'altro abito è l'ultimo della collezione, quindi il primo e l'ultimo portato. Uh-huh. Sono due abiti completamente diversi. Il primo vedete che è anche una giacca in coordinato, e il secondo invece più da giorno, più anche se vogliamo dire un pochino più giovane, sì. Un pochino più per la stagione estiva anche, diciamo. Fanno parte di questa collezione dove tutte le gonne sono molto ampie e il tema è sempre legato a un qualcosa di floreale, non tanto nelle stampe ma nelle forme. Io lavoro tanto con il discorso dei fiori e dei colori e questo, diciamo, sono un po' due capi che rappresentano l'ultima collezione. Sto già ovviamente lavorando sulla successiva, però come sempre è così, nel senso. Allora, tu hai contatti poi anche naturalmente con Milano, dicevamo c'è stata questa Fashion Week 2020, purtroppo c'è già stato un 30% di buyers in meno e molte sfilate, insomma, sono state chiuse al pubblico, no? Purtroppo sì, perché poi il primo caso è scoppiato proprio nei giorni della settimana della moda di Milano e quindi molti stilisti hanno deciso di continuare con la sfilata e la presentazione della collezione, perché comunque è un investimento molto importante, a porte chiuse. Quindi purtroppo il rapporto anche che c'è durante una sfilata è importantissimo, il fatto di farla a porte chiuse. Io quest'anno non ho voluto partecipare anche per quello, perché secondo me non avrebbe avuto molto senso. Però giustamente, se tutto è già organizzato, tutto è già costruito, è giusto presentare la collezione, c'è e quello va fatto. Però il rapporto che si instaura subito dopo una sfilata è molto importante, soprattutto con chi vuole poi acquistare o ad avvicinarsi al brand. Quindi secondo me una sfilata a porte chiuse limita tantissimo quello che sono poi anche le vendite, e sicuramente lo vedremo purtroppo nei prossimi mesi. Sì, purtroppo o lo sì. Vediamo già, perché è quasi immediata. È una crisi che non colpisce solo peraltro il settore della moda. Allora, a priori dicevamo che lei è delegato regionale dell'Accademia Nazionale dei Sartori, tra l'altro c'è stato qualche mese fa il 38esimo congresso mondiale della sartoria su misura con sarti da 22 nazioni a Verona. A Verona. L'Accademia edita tra l'altro anche questo volume, che credo sia semestrale. Questo è il risultato del che abbiamo fatto a questo congresso, che ha avuto un successo anche molto forte. C'è stato la Corea del Sud, il Giappone, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e in gran numero l'Italia, eravamo in tanti, grande successo che ha avuto questo. Ecco, questo qui è un quadro dove c'è un mio capo, è uno e due. Questo? Sì, quello lì. Ah, sì. Anche l'altro. Insomma, quindi un bel confronto anche a livello mondiale, no? Tra i tanti. Sì, questo sarti. Qui è un tema che è l'Accademia che fa. Poi e dopo, poi per gli italiani hanno sempre una marcia in più. Sì. sì. No, perché ecco, io condivido quello che diceva Andrea Tosetti. Condivido che ci vuole la passione e ci vuole anche un po' di sorriso anche del cliente, no? Sì. Perché è grande quando vedi che anche il cliente è soddisfatto, perché noi ci mettiamo l'anima. Ci mettiamo l'anima perché è la passione che ce lo fa fare, e lo dimostra il fatto che sono 60 anni e più che io ho fatto sartoria, che sto facendo sartoria. Quindi non sono capace a staccarmi dal lago. È una cosa. È la frase. È una cosa allucinante. Ma quella è normale, nel senso che anch'io vedo che ogni cosa è sempre influente in quello che poi andiamo a fare, e la soddisfazione del cliente soddisfatto è il massimo. È il massimo. Io le frasi più belle che mi sono capitate e mi stanno capitando anche più spesso sono: è più di quello che immaginavo, no? Beh, e quello sì, vuol dire che allora è ancora oltre della gioia, nel senso che è capitato con delle spose, è capitato anche con Hildegard, è capitato con anche altre ragazze che sono venute da me per degli abiti, e quello è molto bello, perché quando dicono è di più, perché vedere uno schizzo, un bozzetto, è difficile immaginarsi poi l'abito finito.
quando l'abito è finito è più dell'aspettativa, è il massimo per noi, quindi potrei lavorare altre 100 ore per avere la stessa passione. Che bella passione. A proposito di schizzi, bozzetti, disegni, che cosa hai portato qua? Sì, allora vabbè, io prima di creare una collezione disegno sempre tantissimo. Tieni lì che se lo inquadriamo, okay, eccolo qua. Perfetto, questo ad esempio è uno dei primi bozzetti dell'abito giallo che ho alle mie spalle. Io disegno sempre, tutti i giorni, quando ho un attimo di tempo. Io sono pieno di questi taccuini e quindi la mia passione principale è quella di iniziare con il disegno. Dopodiché il disegno diventa carta modello, diventa prototipo e nasce l'abito. Questo è quello bianco e nero che invece ho qua alla mia destra. E disegno ovunque. Molti di questi abiti, ad esempio, sono nati addirittura in alcuni viaggi in aereo, e quindi in quelle 2, 3 ore, 8 ore di viaggio la mia creatività esplode. Oppure ho anche dei posti, diciamo, un po' segreti qua nella nostra campagna, dove io vado in bici o mi nascondo un po' proprio ad ispirarti. C'è silenzio e quello è il momento in cui io riesco a concentrare tutto il trambusto che c'è stato prima e dopo, no? Quindi tutte le ispirazioni io me le appunto sempre, eccetera. A un certo punto tutto poi deve trovare un senso, quindi bisogna capire quali delle influenze andranno nella collezione, quali altre invece magari rimarranno in stand-by. Tipo questa collezione, che è l'ultima, in realtà i bozzetti e gli schizzi sono nati prima della collezione precedente. Quindi a volte è un po' come quando si registra un disco, no? Che ci sono delle canzoni che vengono non scartate ma non sono adatte e vengono recuperate poi in un'altra collezione. Devono decantare un po', devono stare sì, un po' lì come, a maturare. Ovviamente l'arte è sempre un po' un casino, però ci sono situazioni di questo tipo. Io disegno tantissimo e poi decido quali dei disegni vanno a finire nella collezione perché hanno senso insieme, quali altri invece no, che verranno scartati, o quali altri invece finiranno in un'altra collezione. Dobbiamo chiudere, i prossimi appuntamenti con le tue collezioni, per le tue creazioni? Diciamo che ad oggi sto disegnando la nuova collezione, che verrà presentata a breve, perché abbiamo appena chiuso la collezione attuale. Con questa collezione ci tengo a ringraziare che ho costruito un team di amici ed esperti, soprattutto fotografi, truccatrici, stylist, videomaker. Ho creato proprio questo gruppo. Ogni abito da aprile dell'anno scorso ad oggi è stato fotografato singolarmente in una situazione particolare. Quindi se volete poi, se cercate Andrea Tosetti Collection su internet, trovate il mio sito e vedete che ogni abito è contestualizzato. Mentre prima venivano fatti tutti gli abiti, veniva fatto un lookbook di tutti gli abiti insieme. Poi invece ogni abito ha una storia e quindi la collezione nuova, che partirà a breve, sicuramente seguirà questa direzione. Ogni abito avrà una storia, avrà un nome e avrà un significato. Ci tengo molto. Ci ha fatto molto piacere incontrare questi due super professionisti, ognuno nel proprio ambito, accomunati naturalmente dalla passione per la moda, però insomma Nereo Priori, con questa lunga esperienza cominciata fin da bambino, ci raccontava in una precedente occasione, no? Pensate, lui ha iniziato proprio a giovanissimo, bambino. La passione a me è venuta intanto che facevo le vacanze, ecco. Vedere la nonna che lavorava, si tirava sul lago, rattoppava, però era bello vedere cosa succedeva. Ma la nonna ha sempre ispirazione, anch'io ho questa immagine di me da piccolo sulle gambe di mia nonna che muoveva il pedale della macchina e io non riuscivo a capire come una ruota facesse salire e scendere un ago, dicevo è una magia, no? E da lì ci ho sempre avuto questa passione sempre più forte e quindi è sempre un ricordo secondo me legato alla nostra infanza. E anche io ho la nonna sarta, avevo la nonna sarta, quindi almeno da questo punto di vista mi difendo, sono riuscito anche a piantarmi un ago nel dito, perché ovviamente andavo a usare la sua macchina anche se non dovevo. Dunque, dicevamo, moda maschile, Nereo Priori, Andrea Tosetti, moda, alta moda femminile, insomma grande passione, generazione a confronto, accomunate senz'altro dalla passione e dalla voglia di portare avanti la moda italiana così importante in tutto il mondo. E questo viene testimoniato anche, staccate un attimo che mi avvicino qui, dal metro patriottico. Non si sono messi d'accordo, ma entrambi hanno portato il metro patriottico. Eccolo qua, è lo stesso che fa bella mostra sul manichino di Nereo Priori. Bene, allora grazie per averci così fatto condividere la vostra passione te, e averci così rivelato anche un po' quello che sta dietro al vostro lavoro. Grazie allora a Nereo Priori, sarto in Cremona. Grazie a voi. E grazie naturalmente ad Andrea Tosetti, stilista da Crema, e in bocca al lupo per le prossime iniziative. Certo. Grazie a voi. Grazie per averci mille. Seguito. Arrivederci.
Vuoi rivedere questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.